Ciao a tutti maker e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere cosa entra nel mio laboratorio, ovvero questo nuovo accessorio della Holtzmann VST10, l'aiutante ideale per molti lavori. Questo accessorio è un tavolo pieghevole da lavoro, regolabile in altezza e ha il piano inclinabile. Ha un carico massimo di 100 kg, al piano 60x25 cm e ha un'altezza, come dicevo prima, regolabile da un minimo di 84 cm a un massimo di 1,50 m in base alle vostre esigenze. Questo tavolo della Holtzmann mi è stato fornito da Crollit, azienda italiana che tratta accessori, attrezzi, prodotti e macchinari per la lavorazione del legno, metallo, ferro e giardinaggio, ma tanto altro. Vi lascio il link qui sopra e qui sotto in descrizione per poter dare un'occhiata al loro vasto assortimento. E visto che questo video è sponsorizzato da Crollit, vi dico che potete far riferimento a me per qualsiasi vostra richiesta o se volete un aiuto fino all'acquisto e magari farvi avere anche un buono sconto. Che dirvi ragazzi, ora non resta che vedere cosa c'è al suo interno e come è fatto. I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving, I need loving. Me, myself, ain't enough. It's like being a doctor to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. Ho appena terminato di montarlo e devo dire che
è un accessorio forse indispensabile nei nostri laboratori, soprattutto se siamo da soli, perché è utile per moltissimi lavori. È un tavolo molto stabile, molto molto robusto, e dopo averlo regolato però vi do un consiglio di aggiungere un po' di grasso nelle barre filettate che fanno muovere le due tavole per stringere i pezzi, per agevolare un po' la fluidibilità del movimento. È un accessorio che mi incuriosisce molto, non vedo l'ora di poterlo provare per tanti tanti lavori. E quindi ringrazio ancora una volta la signora Sandra e Mike per avermelo fornito e avermi dato la possibilità di poterlo provare. Quindi vediamo un po' i movimenti e come lo si può usare. Ecco, come dicevo, è molto molto stabile, robusto e realmente ci potrà essere utile per molti molti lavori. Può essere una morsa per stringere pezzi da levigare o da rifilare con un rifilatore, e vi faccio vedere come è comodo questo accessorio in caso dobbiamo bloccare un pezzo. Eccolo qui. Quindi, una volta bloccato il pezzo, realmente non si muove, sto facendo molta forza. In questo caso, o dobbiamo levigare o dobbiamo rifilare tutti i bordi, abbiamo questo fantastico aiutante che ci permette di facilitarci molto, molto il lavoro da fare. Come ho detto prima, è regolabile in altezza tramite facilitando così la lavorazione. Ok, maker, questo tavolo da lavoro per ora mi sembra un buon prodotto, mi ha soddisfatto molto per la sua struttura robusta e per soprattutto la sua regolazione in altezza. Perché molto spesso ci troviamo nei nostri laboratori a dover fare quei lavori scomodi, tipo levigare, cosa che forse la maggior parte di noi non fa impazzire. Però con questo tavolo, impostandolo all'altezza giusta, ci faciliterà un po' in più quel momento noia. Quindi, che dirvi? Io ve lo consiglio. Magari andate a darci un'occhiata, vi vedete tutte le vostre specifiche e esigenze. E quindi, ripeto, ve lo consiglio. Io ringrazio ancora una volta Crollit, la signora Sandra e Mike per avermi dato l'opportunità di provarlo. E vi farò sapere in appresso cosa ne penso. In più, ho finalmente un nuovo accessorio che mi sarà molto utile per la mia fresatrice. Finalmente potrò sistemare la mia fresatrice della Holtzman. State sintonizzati, ragazzi, che ne vedrete delle belle. Ovviamente vi lascerò il link anche di questo accessorio in descrizione. Finalmente potrò lavorare molto più comodo alla fresatrice. Ecco, siamo giunti al termine di questo video. Per chi volesse supportarmi può farlo tramite il link in descrizione o semplicemente lasciando un like e condividendo questo video. Io ringrazio ancora una volta Crollit per avermi supportato. E vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. E a noi non resta che vederci in un prossimo video. Ciao maker!